che le fai date il primo giorno di questa nuova Bitun Color, il primo giorno in divisione nazionale. Hai emozionato per questa avventura? Ma sicuramente, anche perché è una cosa nuova, sia per l'Aquila che per tutta Italia, perché è la prima volta che in tutte le squadre giovanili d'Italia fanno un campionato unico. Ci troveremo ad affrontare squadre fortissime, soprattutto per il livello a cui eravamo abituati, e quindi sarà sicuramente una bella avventura. Per te personalmente è un bel salto comunque, essere in pianta stabile dopo aver assaggiato insomma la prima squadra negli anni scorsi. Sicuramente sì, insomma, speriamo che l'anno di gavetta sia funzionato qualcosa. Non che quest'anno non sia gavetta, però insomma speriamo che gli abbia accumulato abbastanza esperienza per provarci. Quest'anno per te è importante anche perché la grande novità del settore giovanile invece è l'Under 19, questo nuovo campionato che lunedì sera vi vedo a giocare contro squadre come Benetton, Virtus, è un altro bel banco di prove per confrontarti contro i tuoi coetanei di tutta Italia. Eh sì, è sempre bello giocare nelle giovanili, è tutta una prima squadra, è un gioco diverso, nelle giovanili è un gioco veramente divertente secondo me, soprattutto quest'anno che è stata fatta una squadra competitiva, insomma c'è da divertirsi, soprattutto contro squadre forti, è interessante. Arrivando in prima squadra, quali sono state le difficoltà che hai trovato? La velocità del gioco, il ritmo? Ma più che altro la lettura delle varie situazioni che bisogna affrontare, perché come dicevo prima, nel giovanile è un gioco diverso, è più atletico, si gioca sulla corsa, sulla tecnica individuale, invece nella prima squadra sono tantissime situazioni diverse che ti possono mettere in difficoltà in mille modi, e soprattutto per un playmaker è abbastanza difficile iniziare a gestirle da subito. Fino a 3 anni fa tu sei un frutto del vivaio del Villazzano. Come vedi la pallacanestro regionale in generale? Sta vivendo un bel momento, positivo, comunque bello vivo? Ma sicuramente, insomma, calcolando che fino a un paio d'anni fa il Trentino era abbastanza tagliato fuori da tutti i panorami interregionali, giovanili soprattutto. Adesso invece sempre più squadre comunque stanno iniziando a fare vari campionati di eccellenza col Veneto, si è visto anche Avio, mi sembra, o Arco, non mi ricordo. Che insomma, non soltanto Trento, magari Bolzano, qualche sprazzo, adesso sta sicuramente crescendo il basket giovanile, soprattutto in Trentino.